Pratichi già uno sport fra il nuoto, il ciclismo e la corsa, o parti completamente da zero e ora vuoi metterti alla prova in un triathlon, ma non sai proprio da dove iniziare? Vediamolo insieme. Ciao a tutti, io sono Daniele Gagliola, triatleta, preparatore atletico e dottore in scienze motorie. E in questo video oggi voglio darti qualche consiglio per iniziare da zero e gestire i tuoi primi mesi di allenamento fino alla tua prima gara. Iniziamo col dire che il triathlon non è semplicemente uno sport somma delle tre discipline che lo compongono, ma è unico nel suo genere. Se hai già provato a correre dopo aver pedalato, ti sarai reso conto che non è proprio la stessa cosa rispetto a correre magari da riposato. Quindi per questo anche la preparazione deve seguire degli aspetti un po' specifici. La maggior parte delle persone che si avvicina al triathlon, è vero, pratica già almeno una delle tre discipline. Tra gli amatori la maggior parte viene dalla corsa, o magari qualcuno ha avuto un passaggio da nuotatore in passato, io no, e invece qualcun altro viene dalla bici. Però difficilmente, partendo appunto da zero, si ha confidenza con tutte e tre le discipline. Il primo consiglio che ti do è progressione. Che tu abbia già un passato da nuotatore, ciclista, da runner, ci vorrà un po' di tempo per adattarsi e imparare alcune cose da zero, sia a livello tecnico, specialmente nel nuoto, sia di gestione di ritmi che di organizzazione, sia delle giornate che degli allenamenti. Non voler quindi tutto e subito, dai il tempo al tuo corpo e alla tua mente di capire che si sta approcciando a una nuova disciplina. Non partire come tanti fanno con l'obiettivo di voler fare per forza un Ironman in 4 o 6 mesi. Datti invece il tempo necessario e ti si aprirà davvero un nuovo mondo. E tutto questo diventerà un viaggio molto molto divertente anche. Il secondo consiglio riguarda la gestione degli allenamenti. Il fatto di dover allenare tre sport tutti insieme è la cosa che spaventa maggiormente i neofiti. Se arrivi dalla corsa, magari sei abituato semplicemente a metterti una maglietta, infilarti le scarpe e uscire a correre. Magari qualcuno segue anche un piano di allenamento, o qualcuno magari esce così a sensazione. Nel triathlon invece devi riuscire ad incastrare gli allenamenti tra di loro, e su questo anche magari avere una piscina vicino casa può far davvero la differenza e può aiutare molto per esperienza, ma comunque fai le cose per gradi. Se inizi da zero, la tua settimana tipo potrebbe prevedere due allenamenti di nuoto, un'uscita in bicicletta magari nel weekend e una o due allenamenti di corsa in base alla tua disponibilità. Secondo me, quattro allenamenti è un po' la base per iniziare, e soprattutto nei primi 2 mesi. Ricordati che la cosa più importante è che ogni settimana vengano allenate tutte e tre le discipline. Magari se sei un nuotatore e non hai problemi in piscina, puoi spostare un allenamento che facevi in acqua correndo. Arriviamo al terzo consiglio: prima la tecnica e poi la performance. Questo è importante soprattutto nel nuoto. Se hai deciso di partecipare al tuo primo triathlon e non sai nuotare, inizia facendo un corso in piscina, magari facendoti seguire anche da un istruttore. La tecnica è davvero davvero fondamentale in acqua, molto più delle capacità fisiologiche. Ma ricordati che certi automatismi hanno bisogno di un po' di tempo per essere assimilati. Perciò, ancora una volta, non volere tutto e subito. Nelle altre due frazioni, invece, se nella bici non è così importante la tecnica, nella corsa potrebbe giocare un ruolo molto importante, soprattutto nella prevenzione degli infortuni. Qui sotto vi lascio in descrizione il link per una playlist che abbiamo fatto anche con Roberto su tutta una serie di esercizi per curare la tecnica di corsa. Arriviamo al quarto punto: con che bici iniziare? Questa, a dir la verità, è una delle domande che più spesso mi fanno i neofiti. Daniele, ma che bici mi serve per iniziare a fare triathlon? Bene, tranquilli, non vi serve una bici da 10.000 euro. Oddio, se la volete comprare e ve lo potete permettere, siete liberissimi di farlo. Ma vi garantisco che non serve l'ultimo modello in carbonio con il cambio elettronico e i freni a disco, specialmente se siete agli inizi. Io consiglio di iniziare, francamente, sempre da un ottimo usato. Si trovano anche online o magari dal vostro negozio di fiducia. Si trovano davvero delle grandissime occasioni che vi permettono di avere un buon prodotto a un prezzo anche abbastanza vantaggioso. La cosa importante è che la bici sia affidabile e funzionante. Un aspetto fondamentale per la bici è che sia però della vostra giusta taglia. Magari su questo cercate di non scendere a compromessi, sia per la comodità, perché piano piano magari ci passerete anche parecchie ore in sella, sia per la sicurezza. Ricordatevi che in bici molto spesso siete su strada. E inoltre la taglia sbagliata di una bici potrebbe essere la causa di possibili problemi o dolori alla schiena, formicoli vari, spalle, collo, o magari dei problemi alla lunga ai tendini, che con una buona bici della giusta taglia di solito
fallito si evitano. E arriviamo al quinto e ultimo consiglio: scegli la tua squadra e la prima gara. Magari non nella prima settimana degli allenamenti, ma già dopo aver ingranato un po' con questa nuova disciplina, cerca una squadra vicino a dove abiti, prova a chiedere informazioni. Questo perché avere un gruppo con cui allenarsi, supportarsi e, perché no, anche divertirsi è fondamentale. E magari, perché no, dopo 3-4 mesi già sarai in grado di iscriverti al tuo primo triathlon. In uno sport così, la gara, oltre a essere molto divertente, anche magari faticosa, ti insegna moltissimo. Magari la prima volta ti sentirai molto imbranato, tranquillo, ci siamo passati tutti, non ti preoccupare, ma avere un obiettivo con una data fissata e sapere di poterlo raggiungere ti darà una grandissima carica anche negli allenamenti. Attenzione però, non sto dicendo di iscriversi a un Ironman, per quello serve un po' più di allenamento e un po' più di esperienza, però ne parleremo in un video apposito. Il mio consiglio è di iniziare da una gara magari di triathlon sprint, quindi una delle più brevi, che si disputa su una distanza di 750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa. Oppure, se proprio vuoi fare le cose un po' più grandi, da un triathlon olimpico, che è esattamente il doppio della distanza di uno sprint. Oppure, essendo ancora inverno, i triathlon ancora non si fanno perché le temperature comunque, nuotando all'aperto, non sono proprio favorevoli, e allora potresti iniziare con un duathlon, quindi corsa, bici, corsa, anche qui su varie distanze. La cosa importante alla prima gara soprattutto è divertiti. Bene, per oggi mi fermo qui. Se hai qualche domanda puoi scriverla nei commenti e soprattutto fammi sapere se hai iniziato, da che distanza sei partito. Se ti è piaciuto questo video metti un bel mi piace, iscriviti al canale e seguici sui vari social. Ci trovi come personal running coach su Instagram, io sono Daniele Gaiola _coach, su Strava, su Facebook, chi più ne ha più ne metta. Ma soprattutto, se vuoi, inizia questo gran bello sport, non te ne pentirai. Alla prossima!